Gli indifferenti di Alberto Moravia. Prima di parlare di questo romanzo, che è capolavoro di Alberto Moravia, premettiamo alcune notizie sulla sua vita. Nel 1986, Moravia, ecco, cominciamo quindi con una cosa un po' verso la fine, insomma, della sua vita, giusto per farvi capire un po' il personaggio. Moravia sposa Carmen Liera, di 47 anni più giovane. L'ultima opera di Moravia, la raccolta di racconti La Villa del Venerdì, esce nel 1990, lo stesso anno della sua morte a Roma, quindi, come dire, vitale fino alla fine, sposatosi, piuttosto anzianotto, sugli 80 anni circa, con una giovane donna, e scrive una raccolta di racconti che esce proprio l'anno anche della sua morte. Chi era Alberto Moravia? Anzitutto non si chiamava Moravia di cognome, ma si chiamava Pinkerle, quindi Moravia è uno pseudonimo, diciamo. Nasce a Roma nel 1907 da una famiglia agiata e benestante. Il padre era di origine ebraica. A 9 anni si ammala di tubercolosi ossea, una malattia che lo segnerà profondamente, che condizionerà la sua vita quotidiana fino all'adolescenza. Alberto infatti è costretto a seguire irregolarmente gli studi, deve trascorrere lunghi periodi a letto e anche un periodo in sanatorio. La malattia alimenta un'ossessiva passione per la lettura e la vocazione alla scrittura del giovane, quindi nello stesso tempo una malattia, se vogliamo, che lo tormenta, ma anche una malattia che lo induce molto a leggere e quindi a sviluppare quella che sarà la sua vocazione narrativa. La sua prima opera esce nel 1929, quando Alberto aveva 22 anni. È il romanzo Gli Indifferenti, di cui parliamo oggi, che è la sua prima opera ed è anche la sua opera probabilmente più bella, più significativa. Questa è un'immagine di Alberto Moravia, invece molto più anziano. Il successo di pubblico è molto grande, ci sono anche interventi critici entusiasti. Cominciano però i problemi anche col fascismo, perché la descrizione della società borghese, basata sul vuoto dei valori, sull'indifferenza a ogni spinta ideale che usciva fuori dal romanzo, non andava d'accordo, non era in sintonia, volevo dire, con la propaganda del regime. Sono questi gli anni, infatti, in cui il fascismo, arrivato al potere per via costituzionale, quindi praticamente con un'elezione, si sta organizzando e consolidando come regime, con il desiderio, lo scopo quindi di assolutizzare, insomma, di essere totalizzante, insomma. Nel 1938, poi, con l'avvento delle leggi razziali e la fama di scrittore sovversivo, si somma la colpa di un'origine ebraica. Cominciano i problemi anche con la polizia e Alberto Moravia comincia a interessarsi anche attivamente di politica. Nel 1941 sposa la scrittrice Elsa Morante. Noi abbiamo recensito la storia di Elsa Morante. Dopo la fine della guerra, Moravia si stabilisce a Roma, città che comunque è anche la città in cui è ambientato il romanzo degli indifferenti che lui già conosceva. Cominciano a uscire i suoi romanzi nel secondo dopoguerra. Moravia diventa uno scrittore di successo e questa volta ovviamente senza più l'assillo del regime. Iniziano collaborazioni a quotidiani e periodici. Per la coppia Moravia-Morante hanno fine anche le difficoltà economiche. Nel 1952 gli viene assegnato il premio Strega per il romanzo Il conformista. Intanto la Chiesa boccia lo scrittore e tutti i suoi libri vengono posti all'indice dei libri proibiti, perché anche all'interno dei suoi libri ci sono critiche sempre più evidenti alle istituzioni ecclesiastiche e al conformismo religioso allora imperante. Il successo aumenta però, i suoi libri vedono le prime traduzioni all'estero, come abbiamo già detto, da essi vengono tratti dei film, come vedremo, ne parleremo più approfonditamente in seguito.
Successivamente entra in crisi il rapporto con la Morante. Moravia si lega alla scrittrice Dacia Maraini, quindi molte le donne nella vita di Moravia. Dopo il 1970 le sue peregrinazioni si volgono verso l'Africa. Abbiamo una serie di scritti in cui viene contrapposta la civiltà europea occidentale a una civiltà altra che non ha conosciuto e non ha subito il cosiddetto progresso. Pertanto, anche Moravia si pone sulla scia di altri scrittori in profonda critica con il boom economico, pensate quindi a Calvino, Pasolini, eccetera, e con le distorsioni della società industriale. Ma abbiamo detto che in questo contributo parleremo soprattutto del romanzo degli indifferenti. Abbiamo detto che molti suoi romanzi e racconti ispireranno dei film, tra i quali appunto Gli Indifferenti, che diventerà un film che sarà messo in scena dal regista Francesco Maselli. Giusto per dirne uno, ma ce ne sono stati molti altri. Anche La Ciociara è diventato un film e il regista stavolta era Vittorio De Sica. Qui vedete un elenco di film ispirati ai capolavori del verismo, tipo, non so, per esempio I Malavoglia di Verga, e del neorealismo. Diciamo che Alberto Moravia si pone in una maniera molto originale, se vogliamo, all'interno della corrente del neorealismo, anche perché, come abbiamo già spiegato, ha iniziato a scrivere ben prima che sbocciasse questo movimento cinematografico letterario. Però è chiaro che ci sono degli elementi di sintonia, ecco, fra Alberto Moravia in generale e il neorealismo. Alberto Moravia scrive Gli Indifferenti, l'abbiamo già detto, nel 1929, Gli Indifferenti diventa un film nel 1964. Immagini, inquadrature del film costituiranno alcune slide della nostra presentazione. Gli Indifferenti, quindi, dicevamo, è il romanzo d'esordio di Alberto Moravia, è come un dramma borghese, concepito su pochi personaggi e molti dialoghi in ambienti chiusi. Nel romanzo Moravia riesce a rendere con perfetto realismo le meschinità e le ipocrisie di una società come quella della borghesia romana durante il ventennio, inautentica, convenzionale e sdoppiata. Ecco, dicevamo, alcune scene degli indifferenti nelle nostre slide. Quali sono i personaggi principali? Carla, anzitutto, che è una delle figlie. Avverte che il vecchio di questa famiglia borghese, che è protagonista di questo romanzo, Carla avverte che, quindi una ragazza, una giovane e bella ragazza, avverte che il vecchio mondo puro e intatto dell'infanzia è ormai sepolto nella sua anima come una cosa lontana e intoccabile. Ecco, quindi diciamo, critica della borghesia, proprio presentandoci questi giovani, borghesi insoddisfatti, consci e consapevoli che hanno perso per sempre l'innocenza e la purezza. Un nuovo atteggiamento occorre per affrontare l'incerta dimensione del vivere quotidiano. In questo momento un atto di violenza è necessario a rompere le abitudini meschine di una vita piena di noia, tuttavia le sembra di recitare una parte falsa e ridicola. La ragazza resiste a Leo Musumeci e alle sue profferte interessate per un senso di vergogna, combattuta tra il desiderio di rovinare tutto e un senso di paura per le conseguenze di quella violenza sconosciuta. Ecco, dicevamo, di fronte all'abuso, alla violenza di cui è oggetto, per via di questo Leo, insomma, che è interessato a lei, lei pensa di reagire. Esattamente come il suo fratello, adesso vedremo, pensa di fare un atto di ribellione, anche violento, eccetera, ma poi non ne ha il coraggio e rimane pertanto indifferente. Ecco, Carla è in
interpretata da Claudia Cardinale nel film di cui abbiamo parlato prima. Nonostante ciò, le sembra che questa avventura familiare sia il solo epilogo degno di inaugurare la sua nuova esistenza. L'avventura familiare sarebbe il matrimonio con Leo. Una frattura che rompa e laceri per sempre il vecchio mondo, fatto di immobilità, dominato da una meschina fatalità, pieno di atti e di gesti ripetuti fino alla nausea, in cui le stesse parole, i discorsi e le scene di gelosia tra la madre e Leo appaiono angosciosi. Infatti, come vedremo adesso, scene di gelosia. Perché Leo, prima di diventare l'amante, fidanzato, diciamo così, di Carla, era stato l'amante della madre di Carla. Previsti in anticipo questi discorsi, già sperimentati nella loro falsità in mille modi e occasioni diverse. Michele, ecco, Michele, dicevamo, è il fratello, di Carla. E si trova nella stessa identica condizione psicologica di Carla, oscillante tra una vanità falsa e l'indifferenza, in cui sembra al contrario lasciarsi andare senza combattere, come fa capire bene il titolo del romanzo, è ciò che accomuna questi personaggi, l'indifferenza. Michele reagisce a volte, sembra che voglia rompere con la finzione, strappare le maschere a quei volti della sua vita duri, patetici, inespressivi, denudare i propri istinti, sembra, quindi c'è questo, insomma, questo desiderio, forse di rompere con le convenzioni, ma arriva qui, quasi sino al punto di farlo, ma poi di fatto si ritira e non ha il coraggio di andare fino in fondo, Michele. Ecco Claudia Cardinale nei panni di Carla. La ribellione comunque avviene, ma quando avviene è tiepida, è mite. La noia, l'indifferenza svuotano ogni azione, anche quella più vera, come l'attentato alla vita di Leo. Quindi qua stiamo già anticipando uno dei fatti, se non il fatto più importante, del romanzo. Nel senso, il tentativo di ribellione di Leo che arriva fino al punto di concepire, no? Progetto di far fuori Leo. Che Michele sente quanto mai necessario per ridare un senso alla propria esistenza. L'unico fatto, l'unico evento che potrebbe ridare senso alla sua esistenza sarebbe quello di far fuori Leo, ma poi non ci arriva. Nell'epilogo della drammatica vicenda, prima di uscire di scena, egli rivela la rinuncia della sua volontà. La pistola scarica, un atto mancato, mentre Leo, impaurito, sovrasta per l'ultima volta la sua debole volontà, reagisce ovviamente Leo di fronte a questa pistola puntata contro di lui, no? E ancora una volta dimostra di essere comunque lui, che è il più disgraziato, insomma, di tutti, di essere lui comunque il più deciso. Carla e Michele invidiano Leo pur disprezzandolo, ma odio e disprezzo si compenetrano in una forma di amore che ha lontane origini in un padre mancante, sconosciuto. Questa famiglia non ha il padre, c'è la mancanza del padre Leo, in un certo senso, comunque, con la sua fermezza, rappresenta comunque un punto di riferimento, anche se è un punto di riferimento indubbiamente negativo, perché, abbiamo detto, è violento e abusa. Carla lo desidera inconsciamente, ma solo come illusoria possibilità di riscatto. È l'unico modo per poter uscire da quella situazione così stagnante di quella famiglia. Michele lo odia, Michele odia Leo. Su di lui tenta un'esercitazione, una prova della sua debole volontà, quella, dicevamo, del tentativo di omicidio. In Leo, infine, il ragazzo però cerca un modello comportamentale che lo scuota e lo tiri fuori dalla sua indifferenza. L'odio di Michele per Leo è tutto fantasticato, quindi tutto frutto di fantasie, diciamo, che rimangono a livello della mente di Leo, ma non si trasformano in atti. Trasportato dal piano reale a quello dell'immaginazione, gli atti violenti e il mancato assassinio attestano tutti l'incapacità del giovane a odiarlo realmente. Quindi lui probabilmente
non ammetterebbe mai di essere anche lui invidioso di Leo e quindi in un certo senso quasi di ammirarlo per la sua fermezza. E insieme all'avversione, Michele prova per Leo una segreta ammirazione che si traduce sul piano dell'azione della realtà e rispetto, scusate, al suo desiderio, qui c'è un errore di stampa, rispetto al suo desiderio di un mondo puro e autentico, si traduce in un risibile fallimento. Quindi c'è un desiderio di mondo puro autentico, ma che lui ha perso, esattamente come la sorella, ha perso per sempre. E quindi questo quasi mondo sognato, no? Di purezza, fallisce di fronte invece alla fermezza e alla realtà dei fatti. Ecco quindi Michele tutto perso nelle sue fantasticherie. Maria Grazia è la madre. Rappresenta un aspetto della decadenza borghese. La sua è veramente una commedia di una società che sta perdendo progressivamente ogni legame con la realtà autentica della vita e si appunta ai gesti, alle parole, agli atteggiamenti più esteriori e insulsi per salvarsi dal naufragio. Ecco, dicevamo sicuramente questo personaggio fa venire in mente anche dei personaggi pirandelliani o sveviani, no? Quindi esempio di questa decadenza borghese. Anche Moravia dimostra coscienza della crisi di questa classe sociale. Il suo ruolo è quello di chi si accorge di andare alla deriva, di affondare ogni giorno di più, ma non accenna ad alcuna reazione per impedire il fallimento. Ella sogna invece soluzioni impossibili, ricchezze agi come le sole che permettono di sopravvivere. Quindi di fronte al fallimento che è la sua esistenza, lei comunque si aggrappa all'esteriorità della, come dire, dell'agiatezza. Eccitata da false e ridicole ambizioni, non si accorge del mondo che frana intorno a lei, dell'ira, del disgusto che provoca nei figli, e i figli sono disgustati da come si comporta la madre, no? Con le sue scenate di gelosia, perché comunque loro sanno del rapporto che ha la madre con Leo, delle intenzioni ambigue di Leo, del suo tradimento con la figlia, delle cadute morali di Michele, insomma, è tutto un mondo, dicevamo, caratterizzato dalla decadenza, dalla debolezza. Ecco, Maria Grazia, così come si presenta in quel film. Il carattere di Maria Grazia è decadente. È indice di una decadenza quasi volgare nella sua supponenza di prestigio, di superiorità, legata a doppio filo con l'idea del possesso materiale e della ricchezza. È questa superiorità borghese dell'alta borghesia che si appunta e fa leva appunto sulla ricchezza, sull'apparenza. Maria Grazia, Leo è il mondo borghese del decoro sociale, della supremazia dei sentimenti superficiali sulle verità più genuine. E quindi lei si affida a Leo, è Leo che conta sopra ogni cosa, perché ha questa illusione di poter nascondere tutte le sue debolezze e di poter raggiungere finalmente o mantenere o consolidare quella agiatezza, quella ricchezza che le sembra necessaria per poter mantenere il decoro. Leo si presenta come la figura più negativa del romanzo, ma che tuttavia, come abbiamo già fatto intravedere, ha un suo fascino interno, una sua funzione narrativa ben precisa nell'economia degli indifferenti. Dicevamo che Carla e Michele, anche se lo odiano da un certo punto di vista, poi comunque sono affascinati dal suo modo di vivere. Ecco qui Leo, appunto, con Maria Grazia in una scena di quel film. Leo Merumeci, forse ho detto male prima il cognome di Leo, è Merumeci, è un personaggio soggiogato dalla sensualità, nel senso che vive di istinti, dal gusto della predominanza, quindi del voler essere superiore agli altri. Quindi
che tiene avvinti a sé i destini dei suoi pupazzi. Michele, Carla, Maria Grazia. Li fa muovere e agire secondo uno schema preordinato, pronto ad adattarsi a ogni situazione con la furbizia, felice di colpire la propria vittima quando questa gli si inginocchia ai piedi, conquistata dal suo fascino o vinta dalla sua perversità. Non ha esitazioni, Leo. Va avanti dritto per la sua strada. È una strada, dicevamo, di abusi, di astuzie, di sotterfugi, che lo portano comunque sempre a vincere, è un vincente comunque, no? E a ottenere quello che vuole. Egli insidia Carla nello stesso modo subdolo in cui tenta di impossessarsi della villa Ardengo, cioè della villa, del palazzo, della residenza degli Ardengo, della famiglia di Maria Grazia e dei suoi figli. Con la stessa fatalistica pervicacia con cui mira al nuovo approccio con Lisa, ha un'altra amante, un'altra donna, tre donne. Vediamo in questo romanzo Leo, non ha solamente la madre Maria Grazia e la figlia Carla, ha anche Lisa, con la quale ha rapporti occasionali. Con la stessa sottile perfidia con cui abbandona Maria Grazia per una donna più giovane, alla fine si stufa di Maria Grazia per via dell'età e è attirato invece dalla figlia Carla. Quando cerca di sedurre Carla, Leo è cosciente del dramma intimo della giovane. Ma siccome non ha scrupoli, non se ne fa alcun. Non si fa remore, insomma. Egli, Leo, la domina Carla, come un perfetto stratega, la stupra senza lasciarle respiro. Carla è già nella sua rete. Leo ha un solo istinto, un solo impulso per volta, e quello segue fino in fondo. Pienamente convinto della sua scelta, integrato mirabilmente alla sua vita borghese e ai suoi istituti, come abbiamo detto e spiegato, Leo si presenta come apparentemente, esteriormente come borghese rispettabile, in realtà è uno che si lascia andare agli istinti, ma riesce a mantenere, no, la sua facciata rispettabile. In Leo si sublimano quindi l'ipocrisia, la falsa coscienza e la convenzionalità, aspetto saliente che Carla e Michele tentano appunto di rovesciare, anche se con debole convinzione, ma del quale aspetto alla fine restano vittime, perché forse in fondo anche loro desiderano vivere così come vive lui, così come vive Leo. Ecco Carla, Claudia Cardinale. Lisa è amica della famiglia Ardengo. È innamorata del giovane Michele che non la contraccambia. In compenso è la vecchia amante di Leo, il quale in un momento di bisogno, bisogno si intende ovviamente di soddisfare i propri desideri, i propri istinti più bassi, nel momento di bisogno si reca da lei, convinto che ella provi ancora un forte sentimento per lui. In realtà non è così. Dopo aver scoperto la storia clandestina tra Leo e la giovane Carla, Lisa racconta tutto a Michele e questo è il momento in cui Michele progetta l'assassinio di Leo. Ecco quindi Leo con Carla. Il tempo e il luogo in questo romanzo. La vicenda è ambientata negli anni del fascismo italiano. Abbiamo detto che è stato pubblicato nel 29 ed è un romanzo che parla del suo tempo. Si svolge in un arco di tempo quanto mai unitario, 48 ore appena, disaminate quasi senza soluzione di continuità, dipanandosi pressoché interamente nell'ambito dei distinti interni borghesi, anzitutto, soprattutto la villa Ardengo, quindi la villa di Maria Grazia Ardengo, dei suoi figli Carla e Michele, poi la casa di Leo, la casa di Lisa, il salone dove si recano a ballare, eccetera, eccetera, che di capitolo in capitolo si succedono e ritornano esattamente al centro del dramma. Soprattutto la Villa Ardengo si ritorna ciclicamente in quella casa, che è proprio è la casa degli indifferenti, della famiglia degli indifferenti, e quindi rappresenta quasi un simbolo, no? Di questa decadenza. Ecco Carla con Michele, con il fratello Michele. Il romanzo è impostato quasi esclusivamente sul tratteggio psicologico dei personaggi e delle loro reazioni. Ecco, poche sono le azioni, pochi sono i fatti che accadono in questo romanzo.
Molti invece sono i pensieri, no? Che frullano nella mente di questi personaggi. In un mondo che sta scivolando interamente sulla profonda disillusione, nella profonda disillusione. Proprio seguendo tali reazioni si potrà giungere al centro della crisi, assunta da Moravia come segno di decadenza, come prova di un trapasso da un secolo all'altro, colmo di malessere, di tragica impotenza, e dicevamo anche, se vogliamo, simbolo, di questa, di questo mondo perverso, proprio nel periodo in cui c'è il fascismo, tra l'altro. Negli Indifferenti c'è un motivo nuovo che in altri romanzi del tempo, appena precedenti, non era stato delineato con altrettanta efficacia. L'analisi e la rappresentazione dell'ambiente borghese, visto nella sua crisi di trapasso da un'epoca all'altra, seguito da Moravia con abbondanza di esemplificazioni, fino a trarne una visione esistenzialistica, contraddistinta dalla indifferenza. Ecco, come ben sappiamo, ben abbiamo visto, parola chiave in questo romanzo. Tale indifferenza si traduce in inerzia morale, incapacità a vivere la vita, superficialità con cui la società borghese si pone di fronte ai problemi dell'esistenza, ai valori più profondi e genuini dell'uomo. I personaggi del primo romanzo moraviano sono dunque colpiti da questa malattia morale, da una sorta di debolezza della volontà, e versano in una condizione di annientamento, atta a far ritrovare nella distruzione di ogni valore o nel male il senso dell'esistenza. Moravia ci mostra un ambiente umano che rifiuta costantemente di riconoscersi e di giudicarsi, e che nemmeno possiede in ogni caso la capacità di autocoscienza e di una figura consapevole ma debole sul piano vitale per questa sua oscura consapevolezza, e intanto interiormente divisa. Ecco, il dramma è questo, che manca anche la coscienza di questa crisi. O se episodicamente affiora questa coscienza, questi giovani, questi ragazzi non sono in grado di arrivare fino in fondo alle conseguenze di quello che dovrebbe essere, appunto, dovrebbero essere gli atti, le azioni che dovrebbero portare a un cambiamento. Moravia affida questo ruolo a due figure: il giovane Michele e la sorella Carla rappresentano, sono simboli di questi giovani borghesi che non sono più in grado di tornare sui loro passi, di cambiare le cose. Il narratore in questo romanzo è onnisciente, nel senso che conosce i pensieri dei personaggi. Moravia intende quindi rappresentare l'universo borghese non con gli strumenti innovativi del romanzo sveviano o pirandelliano, la cronia, la riflessione filosofica, ma con un romanzo, se vogliamo, più tradizionale nel suo impianto, ma con una riflessione sulla apatia e sulla passività dei personaggi, che avviene anzi grazie anche alla tecnica narrativa tradizionale del narratore onnisciente. Questo però non vuol dire che Moravia non sia anche lui profondamente in sintonia con Svevo e Pirandello, anche se non è così innovatore dal punto di vista narratologico. Qual è il punto di vista? Beh, il narratore assume via via il punto di vista dei suoi personaggi principali. È vero che è un narratore, diciamo, onnisciente o esterno, come volete chiamarlo voi, no? Però è anche vero che volta per volta assume il punto di vista dei personaggi, ci fa calare proprio profondamente nella psiche, nella psicologia, di questi personaggi. In altre parole, il narratore, riportando i pensieri dei personaggi, ci consente di attuare un costante confronto tra ciò che essi pensano e ciò che dicono, e quindi ci permette di vedere come avveniva, se, scusatemi, ma anche nei Promessi Sposi di Manzoni, ecco, un romanzo che Moravia probabilmente odiava, nel senso che non poteva sopportare, insomma, l'ideologia, tra virgolette, manzoniana. Pure, anche lui, esattamente come Manzoni, certe volte ci fa capire come una persona pensi in un modo e invece agisca
nel modo opposto poi. Concludiamo il nostro contributo con un riassunto che ovviamente invito a non leggere, a non ascoltare, per quelli che vogliono utilizzare questo contributo come un semplice invito alla lettura, invito a fermarsi qua, ecco. Perché adesso concludo con un riassunto della storia che evidentemente non è funzionale, insomma, non è ideale per quelli che vogliono leggere il romanzo e non perdersi il gusto della lettura, ma può essere utile per tutti gli altri che invece hanno già letto il romanzo e vogliono confrontarsi con le mie riflessioni. Che cosa accade in questo romanzo? Carla, la giovane figlia di Maria Grazia Ardengo, è insidiata da Leo Merumeci, amante della madre, il quale mira ad impadronirsi del patrimonio di famiglia, la villa, la famosa villa Ardengo. Merumeci è facilitato nel suo proposito dalla particolare situazione in cui si trova la ragazza. Desiderosa di uscire da un'esistenza mediocre, è disposta quindi ad accettare qualsiasi cosa che possa cambiare le carte in tavola. Tenta l'approccio una prima volta nel salotto della villa, ma ne è impedito a causa dell'arrivo della madre di lei, gelosa di ogni gesto e atteggiamento dell'amante, assolutamente ignara della situazione. Quindi Leo tenta un primo approccio con Carla, ma deve rinunciare perché arriva la madre, che oltretutto è gelosa perché anche lei è amante di Leo, è innamorata di Leo. Leo, dopo tanti tentativi, invita Carla a casa sua. E Carla è succube, dicevamo, di Leo, e quindi ci va. Questi consumano momenti molto forti, quindi praticamente c'è una violenza sessuale, essenzialmente, che lasciano la ragazza in una depressione ancora più dolente. Quindi ancora più addolorata. Il tradimento di Leo è scoperto da Lisa, però, amica di famiglia delle Ardengo, innamorata respinta di Michele, fratello di Carla e vecchio amore di Leo, la Lisa intendo dire, vecchio amore di Leo, vecchia amante di Leo, contro la quale si rivolge ogni gelosia di Maria Grazia. Maria Grazia, che non sa, non ha ancora capito che Leo vuole impadronirsi del cuore di Carla, sa però benissimo che Lisa è una sua rivale in amore. Lisa rivela a Michele il nuovo imbroglio amoroso di Leo, il giovane incline a una vita fondata più sui sogni e le fantasticherie, che non sulla realtà, che non su un'effettiva partecipazione al corso degli eventi concreti dell'esistenza, tenta di ribellarsi a questa assurda novità, cioè di questa violenza di Leo nei confronti della sorella Carla. Affronta ripetutamente Leo Merumeci fino a tentare di ucciderlo per punirlo di questo abuso nei confronti della sorella. Ma questo suo tentativo non si conclude. Il romanzo si chiude con l'entrata di Carla nella vita borghese e culmina nel matrimonio con Leo. Praticamente queste 48 ore terminano con il fidanzamento ufficiale di Carla. E quindi sposerà Leo, con il rifiuto rassegnato di Michele, che come abbiamo visto non è stato capace di andare fino in fondo ai suoi progetti, e il pieno successo di Leo Merumeci, dimostrazione quindi di come sia corrotta e assolutamente incurabile l'alta società borghese romana del tempo. Vi ringrazio per l'attenzione nel corso di questa mia video recensione.